tutti. Allora, nuovo Get Ready With Me. Oggi proviamo insieme la nuova collezione di Paola P. Ho tenuto un attimo la brochure, che è troppo carina tra l'altro. Si chiama Bakery Spring Collection. E devo dire che sinceramente già mi aveva colpito in fiera, ma adesso che la guardo, diciamo, un po' più con calma a casa, ho provato qualcosa ovviamente in questi giorni, perché mi è arrivata, mi pare, mercoledì, e quindi nel frattempo ho avuto il tempo di provare qualcosina. E il prodotto che mi aveva colpito in fiera, adesso poi vi farò vedere, lo proveremo insieme anche lui, credo che proveremo tutto, sì, più o meno proveremo tutto, si è rivelata ancora più bella di quello che mi era sembrato così provato in fiera. Vi dico, cioè non vi dico subito di cosa è composta, le proviamo insieme man mano. Vediamo, io un'idea ce l'ho. Intanto vi abbiamo messo il primer potion di Urban Decay. C'è solo una cosa che non ho ancora provato, che è questa, l'acqua glam, che è praticamente uno spray che si spruzza, vaporizza a fine trucco. Cioè, in realtà l'ho provata in fiera, però in fiera, cioè, chiaramente non ho potuto, cioè, non è che abbia capito molto provandola in fiera. Quindi, tra l'altro, diciamo che vorrei fare la base viso, deve essere una base leggera, perché oggi vado dal parrucchiere a fare nella mia testa un bel cambio di look. Il taglio no, nel senso va semplicemente aggiustato soprattutto davanti. Sono già andata a fare un consulto e mi ha detto la sua idea, ed è quello che avrei in mente anche io, ma soprattutto un cambio di colore. Quindi vedremo. Non so se farò un pezzettino attaccato a questo video, oppure semplicemente domani faccio un altro video in cui vi faccio vedere il cambio di look. Sì, mi sa che farò così vi tengo sulle spine per un altro video. Poi chi lo sa, magari su Instagram metto qualche video, non lo so, qualche storia, può essere, non lo escludo. Quindi, no, stavo riflettendo su cosa vorrei fare. Io comunque la base degli occhi la uniformerei lo stesso, quindi vado a mettere il solito Paint Pot Soft Ochre. Tra l'altro vorrei prenderne un altro che sento sempre nominare, adesso non mi ricordo come si chiama, Lane Low può essere. Devo andarli a vedere, oggi così quasi ci passo, perché in tutto ciò vorrei anche sbrigarmi. Sono ancora alle 8:30, io sono sveglia dalle 7, ho fatto un sacco di cose, mi sembra di essere sveglia da 4 ore tipo. Sarà che mi sono addormentata che erano le 10:30 credo, svegliata alle 7, ho dormito un sacco di ore, quindi mi sembra di essere, non è che mi sembra, sono super riposata e sto da Dio. E ringrazio veramente me stessa di essermi imposta di fare le pulizie ieri sera, nonostante fossi devastata dalla stanchezza, perché ho detto così domani non ho niente da fare. Che poi in realtà, cioè, vabbè, stamattina avevo la lavatrice, ho cambiato le lenzuola, eccetera, ce le potevo cambiare ieri, no, ieri sera, le lenzuola non ci avevo voglia, però ho fatto tutto il resto. Quindi oggi tutto tempo per me. Anche per fare qualche video, così almeno due oggi li faccio, perché vorrei fare anche il video dei prodotti top. Per quanto riguarda lo smalto, ho cambiato, sono sempre unghie finte ovviamente, lo smalto è In Stitches di Essie, che avevo comprato su vostra indicazione, su indicazione di qualcuno, perché somiglia a uno smalto Kiko che adoro, che non esiste più, però vi dico che non è identico, è bello anche questo, ma quello di Kiko ha quel mezzo tono di rosa in più che lo rende favoloso. Però vabbè, anche questo mi piace molto. Allora, iniziamo con il primo pezzo della collezione, che è Lazy Shadow Cheesecake, questo qui, che è un ombretto in crema che si può usare sia su labbra che su guance. Allora, io spero che il colore renda, sì, più o meno lo vedo abbastanza fedele, poi magari ve li faccio vedere anche alla luce naturale, questa è quella artificiale, però mi sembra abbastanza fedele. Allora, non è un colore che sui miei occhi penso mi possa donare più di tanto, però lo voglio provare lo stesso, anche perché in realtà, visto il cambio di colore che devo fare, ma chi lo sa, potrebbe anche star bene in realtà. Allora, non so sinceramente come utilizzarlo, perché la mia paura è che faccia un po' di chiazza. Lo prelevo con questo pennello da sfumatura, che è l'H77 di Acuro, soprattutto perché ha le setole nere, fondamentalmente. Lo scarico un po' sulla mano, perché davvero non so cosa aspettarmi. Io ho visto che ieri Chiara si era truccata con questo colore e le stava benissimo. Cioè, è pigmentatissimo. Infatti mi sa che lo scarico anche sull'altro occhio.
La cosa certa è che quando si asciuga questo qui non si schioda più, questo me ne sono accorta già sulla mano. Sto prelevando dal tappo, perché già era molto più che sufficiente la quantità. Ok, dopodiché prendo il mio fidatissimo ombretto di Essence e cerco di fare una sfumatura, perché chiaramente non posso lasciare un trucco così monocolore, terribile così. Vado a cercare di scurire la piega. Allora, metto un pizzico di un ombretto leggermente più scuro, ma proprio poco poco. Prendo un marroncino dalla prima palette che mi capita sotto mano. Ma poco però, perché in realtà lo voglio lasciare abbastanza soft e non troppo intenso, ma proprio un accenno. E poi lo vado a sfumare. Allora, dovrebbe aver finito la lavatrice. Ora c'è un problema. Mi sono accorta che di essermi dimenticata dentro la tasca di un jeans che ho messo poi in lavatrice il gloss di Fenty, la mini taglia. Si è fatto un bel lavaggio. Adesso vediamo se è uscito indenne lui, ma soprattutto i vestiti. E vado a stendere anche la lavatrice. Vi aggiorno. Eccolo qua, direi che è sopravvissuto tranquillamente, si è fatto un bel giro di centrifuga, infatti vedete, da qua potete vedere quanto è consumato. Beh, fantastico, fantastico. Niente, vabbè. Cose che possono capitare, cioè quante volte, quante di voi, anzi, ditemi nei commenti la cosa più assurda che vi siete dimenticata nei pantaloni, dentro qualcosa e gli avete fatto fare un giro in lavatrice. Raccontatemi le vostre esperienze, che mi faccio quattro risate. Cioè, magari alcune sono, magari vi hanno rovinato delle cose, però magari adesso ci si può ridere su, sul momento vi fa ridere meno. Io non ho fatto mai grandi danni in lavatrice, forse solo una volta, ma no, ma io neanche col colore. Mia madre mi ha fatto un sacco di danni col colore in passato. Cioè, dei jeans sono diventati rosa, lasciamo perdere. Comunque, allora, non so che fare, proprio vi dico sinceramente. Pensavo di mettere magari un pochino di Opulence Light, che è l'altro pezzo della collezione, Cake Pops, al centro della palpebra per renderlo leggermente luminoso. Solo che non so come metterlo, mi sa che userò un pennellino così, insomma, da ombretto, perché non so, cioè non gli vorrei dare troppa intensità. Ecco, infatti si sta portando via l'ombretto sotto. Porca miseria, niente, questo esperimento è fallito. Adesso devo trovare il modo di rimetterci sopra, l'altro senza fare casini. Allora, questa cosa non si può fare, sappiatelo. Il bello che avevo pensato di fare una cosa simile sulle guance, quindi adesso assolutamente non la farò. Ok, diciamo che per fortuna sono riuscita a sistemare la situazione sulla palpebra mobile. Tra l'altro, mi sa che ne rimetto un pizzico anche dall'altra parte, perché sfumando con il beige si è perso un po' di intensità, quindi magari. Allora, non è difficile da lavorare, sinceramente con un pennello da sfumatura si riesce a lavorare abbastanza facilmente e anche a sfumare abbastanza facilmente. Mi dispiace non poter sovrapporre le due cose, perché secondo me poteva essere una cosa carina. Allora, la cosa certa è che con questo trucco sicuramente ci metterò una leggera riga d'eyeliner, non con la coda, però diciamo l'attaccatura delle ciglia, sì. Prendo un ombretto panna, questa è di Catrice, ma ragazzi non si trova più. E lo metto all'inizio dell'occhio, sotto il sopracciglio. E mi sa che vado a mettere anche il marroncino che avevo usato per scurire leggermente la piega, questo qua di Marc Jacobs, anche sotto, perché mi sa che voglio fare l'occhio intenso, perché altrimenti a me questo colore mi muore proprio. L'intensità, sembro malata. Quindi metterò anche di conseguenza una matita scura dentro l'occhio. Però penso che la metterò marrone, adesso vediamo, non lo so. Però ho pensato, dato che vi devo far vedere il mascara, se faccio la riga adesso voi non vedete una cippa. Quindi intanto vado a mettere una matita scura nella rima interna. Vado a mettere questa marrone di Pupa, è della collezione Pink Muse. Non si trova più, sapete. Però ecco, come matita marrone, sapete che per quanto mi riguarda c'è la Strong Coffee di Wycon, che è sostituibilissima a questa. Cioè, sostituisce tranquillamente questa, mentre per la nera non posso dire lo stesso. Non mi ricordo da chi ho visto.
Forse Giulia Cova, mi sa, parlava di quella marrone di Marc Jacobs. A proposito, che mi è venuta adesso in mente di Marc Jacobs, voglio andare a vedere anche il nuovo store Sephora che ha aperto ieri in via Indipendenza. Spero abbiano portato qualcosa di nuovo e non sempre le stesse cose, tipo magari lo stand completo di Anastasia, per esempio. Io dico, cavolo, siamo a Bologna. Perché non fanno una cosa così? Cioè, Bologna è un mercato, secondo me, enorme e abbiamo avuto fino adesso due store Sephora. Vabbè, qualche brand adesso l'hanno aggiunto, ma prima veramente non c'era un cavolo, veramente. Allora, vado a piegare le ciglia. E andiamo a mettere il mascara. Allora, avevo pensato di fare in un occhio uno e in un occhio l'altro, perché adesso è uscita la versione waterproof del Bisexy, che è questo qua, quello normale. A me questo piace tantissimo. Solo che qual è il problema? Che io da questo lato non so perché ho le ciglia diverse. Quindi, se io facessi un occhio con uno, un occhio con l'altro, voi ovviamente vedreste delle differenze che non dipendono dal mascara, dipendono dalle ciglia. Quindi, vi faccio vedere l'effetto solo di quello nuovo. Poi adesso non mi sono ancora fatto un'idea precisa, nel senso che deve aggiustarsi così come ho fatto l'altro, che adesso mi piace tantissimo. Quindi intanto vi faccio vedere l'effetto di questo. Devo dire che io ultimamente sto anche apprezzando i mascara waterproof, però a dire la verità i mascara waterproof, ne ho uno solo che è quello di Maybelline, che ha uno scovolino totalmente diverso, quindi diciamo che non fa testo. Però il fatto di essere waterproof di solito aiuta a tenere la curvatura delle ciglia durante il giorno. Sinceramente, io a oggi non ho avuto questi particolari problemi con i mascara buoni a tenere la curvatura, perché non ho le ciglia particolarmente dure, pesanti, come dire. Però ci sono persone che hanno questo, chiamiamolo problema, ma non è che sia un problema. Però ecco, lì può fare la differenza un mascara fatto, formulato apposta per tenere la curvatura o, volendo, anche uno waterproof, ma non è detto, eh. Il problema dei mascara waterproof è che a volte non riuscite a fare due passate. Questo ci si riesce, infatti anche quello che dice Giulia Zunerare, la mia amica Giulia, a volte con questo ci si riesce. L'unica cosa è che io ancora non vedo tutto sto volume, però ripeto, cioè, la prima applicazione. Che cazzo, mi sono macchiata la palpebra. Onor del vero, è presto per dirlo perché si deve addensare, quindi è abbastanza liquido come formula. Ecco, io è qua nella parte finale di quest'occhio qua che ho le ciglia che mi si raggruppano. Madonna mia, che nervoso! Non lo sopporto. Cioè, non ci riesco a far nulla, vi giuro. L'unica soluzione sarebbe metterci un ciuffetto lì. Cioè, è assurda sta cosa. Vado a fare una seconda passata. Diciamo che mascara waterproof oggi ci sta. Perché dal parrucchiere, metti che mi va a finire qualche goccia, qualcosa così, nell'occhio. Almeno non mi cola. No, ma meglio che mi fermo perché mi innervosisco da questo lato a forza di passare, ma tanto non mi vengono mai uguali per ora. No, ragazzi, io devo ricomprare il Revita Lash quanto prima. È una spesa che farò, però sono tentata di provare l'Oro Lash così quasi. Non lo so, vediamo, ci penso. Allora, non so se si vede. Questo è l'effetto del mascara. Non mi fa impazzire in questo momento, cioè, proprio detto sinceramente, deve aggiustarsi un po', quindi per il mascara ne riparliamo in futuro. Adesso io purtroppo sono indecisa se usarlo questo Opulence Light perché volevo usare come blush lui, che secondo me deve essere un colore molto carino sulle guance. Intanto andiamo a fare la base. Per quanto riguarda la base, io oggi voglio mettere un primer e metto quello di Strivectin perché voglio continuare a testarlo. Io comunque questo tendenzialmente non lo metto su tutto il viso, faccio così, mi concentro nelle rughe del centro della fronte, qui, e dove ho i pori dilatati. Quindi, e poi vabbè, faccio così, ma l'ho diciamo concentrato nelle mie zone critiche. E poi vado a mettere il prodotto secondo me più interessante della collezione, che è la Wonderful Skin. Che è una specie di, com'è che la definiamo? Ho buttato la scatola. Ah, genio. Però ho la brochure. Viene definita, dove sei?
Una fantastica BB cream super idratante dal finish satinato dalla bassa coprenza, formulata con pigmenti microincapsulati. Questi straordinari pigmenti svelano il proprio colore solo a contatto con la pelle, fondendosi perfettamente con l'incarnato e rendendolo delicatamente omogeneo. Mondo Flu Skin è declinato in una sola colorazione grazie al color adapting, una particolare caratteristica che gli permette di adattarsi perfettamente all'incarnato sul quale si applica, esaltandone il colorito e correggendone i piccoli difetti. La texture è inoltre arricchita con vitamina E, un potente antiossidante, e con sodio ialuronato, che svolge un'azione idratante, e l'estratto di olio di quercia controlla invece la produzione di sebo. Allora, io l'ho provata ieri, tutto il giorno, a lavoro. Devo dire che mi è piaciuta un sacco. La cosa che mi aveva colpito sulla mano è bianca, come la vedete qui, è che già sulla mano faceva un effetto levigante pazzesco. Secondo me, il concetto di perfezionante in questo caso è quanto di più azzeccato si possa dire. Più o meno, vabbè, anche della cicaperra, diciamo, cioè, si può parlare di un effetto perfezionante, però per altri motivi, nel senso, quello vi corregge i rossori fondamentalmente. Questa invece vi uniforma un po' il colorito, ma soprattutto perfeziona la grana della pelle ed è una cosa che sinceramente io raramente vedo, soprattutto in fondotinta e simili. Allora, io l'ho messa con la mano e continuerò a metterla con la mano. Ne metto, vedete che è bianca, due zig e mezzo, ma due zig diciamo che bastano, sulla mano e la massaggio. Allora, sul fatto che si possa adattare a tutti i colori di pelle, io, vabbè, qualche dubbio lo nutro, perché se siete fantasmini, vediamo, devo chiedere a Chiara le cose di Chicco, che lei è più chiara di me e può magari dirvi se questo effetto perfezionante ce l'abbia. Anche qui, adesso dovete considerare che deve passare il rossore da contatto e una volta passato, l'effetto è bellissimo. Ma veramente bellissimo. Ha un profumo. Sembra un profumo di Dior, vi giuro. Però è molto gradevole, delicato comunque. È bellissima, mi piace tantissimo perché veramente va a levigare il viso. Chiaramente poi con cipria e tutto il resto, l'effetto. Una cosa che non ho provato a fare è se si possa stratificare, però non vorrei neanche provare oggi, sinceramente. Ecco, adesso si comincia a vedere l'effetto. Sembra di non avere niente, assolutamente niente sul viso. Chiaramente non parliamo di un fondotinta, coprenza è bassa, veramente bassa, bassissima. Però a me sinceramente l'effetto piace, quindi onestamente mi sconfinfera. Vediamo adesso con i giorni, ecco, la devo testare anche meglio, senza primer, con primer. Adesso vado a mettere il correttore. Allora, io ieri ho usato quello di Bourjois come correttore perché è più leggero. Chiaramente si adatta meglio a una base leggera, cioè chiaramente ha più senso. Però oggi voglio mettere sinceramente quello di L'Oreal, perché quello lì di Bourjois sì, mi piace, ma dopo tante ore, in realtà, siccome non rimane proprio fermo lì al suo posto, dopo tante ore l'effetto è più invecchiato di altri correttori più coprenti. Quindi oggi sinceramente voglio andare con quello di L'Oreal, facendo quello che faccio di solito, ovvero mettere un pizzico di quello più scuro, miscelandolo con quello più chiaro, sfumando con la solita spugnetta. Ah, a proposito, mi è venuto in mente adesso che ho usato la spugnetta di Nabla. Voglio andare a vedere in bioprofumeria se sono arrivate le novità di Nabla. Assolutamente, non devo comprare fondotinta. Mi sa che assolutamente non devo comprare fondotinta perché, ragazzi, questo è il momento peggiore per comprare il fondotinta. Perché adesso tutti cambieremo tonalità. Ci sembrano più chiari, troppo chiari quelli invernali, ci sembra troppo scuro quello che compreremo, è un casino. Quindi mi raccomando, fate come me, imponetevi di non comprare fondotinta, anche perché in realtà io ce li ho quelli leggermente più scuri, se proprio mi servono, che ho quelli dell'anno scorso di Fenty Beauty, insomma, ne ho, quindi. Allora, adesso sembra tutto da lì molto più bianco di quello che è, assolutamente. Vado a fissare con la cipria e fisso con quella di Fenty Beauty, sia il contorno occhi che il viso. Ieri ho fatto così e l'effetto mi piaceva molto. Sono una deficiente perché mi sono dimenticata di mettere il blush in crema, perché volevo provare lui come blush in crema. Adesso io ho messo la cipria e ho paura di fare danni. Quindi, innanzitutto vado a mettere
po' di terra. Vado a mettere un po' di bronzer, metto le beige di Chanel. Vediamo, ci provo, speriamo di non fare casini. Tanto avevo già pensato di farlo con la spugnetta. Provo a mettere un po' di questo. Faccio che lo scarico sulla mano e poi vado sul viso. No, mi sta facendo le chiazze ovviamente. Porca miseria. Ragazzi, devo struccare tutto. Lo sapevo. Che tristezza, porca miseria. Vabbè, struccherò ovviamente solo il viso. Se c'è una cosa che odio è dovermi struccare dopo essermi truccata, soprattutto la base, vabbè. Comunque, se sapete di Eurospin, fior di magnola, ma sapete che non sono male? C'ho una pelle morbidissima, incredibile. Ovviamente devo andare a idratare. Adesso, siccome non ho voglia sinceramente di rifarmi tutta la routine, utilizzo il Photo Finish Primerizer di Smashbox. Perché è un idratante, ma lo devo mettere. Ma non sto lì a far rifare tutto, siero, crema, eccetera. Ah, la fronte non l'ho toccata. Perché tanto la fronte, vabbè, a parte che me la struccherà il parrucchiere. Alla fine un po' se ne va via sempre. Dopo che ho struccato il correttore, rimetto anche un po' di contorno occhi. Metto questo di Infinite Aloe Gold. Ah, per fortuna la mia pelle non ne ha sofferto tantissimo di questa cosa. E devo andare a rimettere anche il primer di Strivectin. Vado a rimettere anche il primer di Strivectin nei punti dove l'avevo messo prima. E andiamo di nuovo con la BB Cream. No, non potete capire che nervoso che mi fa venire queste cose a me. Comunque, vabbè, ormai è andata. Stavolta, dai, per cambiare usiamo un altro correttore. Almeno vedete un altro correttore. Vado a mettere questo di Diego Dalla Palma, che tanto mi sembra che sia praticamente quasi finito. Credo che il colore vada anche meglio in realtà. Anche perché ne voglio mettere un pizzico intorno alle labbra. Con le labbra il contorno un po' più scuro. E appunto come correttore. Secondo me è finito sto coso. Ragazzi, ma è durato pochissimo, eh. Io non ho fatto tante applicazioni con questo correttore, ma per niente proprio. Secondo me è finito. Andiamo di nuovo a fissare con sempre la stessa cipria, quella non la cambiamo. E comunque dovrei anche fare un video sulla nuova linea, cioè nuova linea, sui prodotti che mi ha inviato Pupa della linea Natural Side, che in realtà non è nuova, cioè è uscita da un po', però credo che la stiano sponsorizzando adesso, evidentemente, perché l'invio l'hanno fatto adesso. Anche lì ho già provato una volta però i prodotti e di quelli vi potrò dire qualcosa, però se riesco lo faccio domani, chiaramente non posso farlo oggi. Vado a rimettere il bronzer, ma stavolta cambiamo, metto quello di Sleek del trio, questo qui che è uscito nella box di Look Fantastic. Il trucco degli occhi almeno mi piace, sinceramente. Non penso che metterò eyeliner o farò una riga più scura. Come blush, volendo, potrei anche mettere lui, che volendo ci sta, anche se forse è un po' troppo acceso. No, ho paura di essere troppo acceso. Va, non facciamo cazzate che non ho più voglia di ristruccarmi. Ne metto uno più tranquillo. Va, metto questo di Another Stories, che si chiama... Boh, chi se lo ricorda più? Non c'è scritto. Benissimo, beh, è un colore così, fedelissimo come lo vedete qui, ovviamente matte, perché poi ovviamente andrò a mettere illuminante. E come illuminante vado a utilizzare quello di Morphe, che mi sta piacendo tantissimo, che si chiama Spark. Mi piace proprio la texture di questo illuminante, infatti voglio vedere se c'è qualche altro colore interessante. Vado a fare le sopracciglia perché oggi sinceramente vorrei sistemarle un po'. Vado a mettere un prodotto super waterproof, che è il Wunder 2 della Wunder, no, il Wunder Brow di Wunder 2, il marchio. Non è il colore perfetto, però è la cosa più resistente che io abbia in questo momento. E da evitare di fare, che poi io odio quando poi i parrucchieri mi struccano le sopracciglia perché scivola un po' d'acqua, eccetera. Questo assolutamente rimane intatto. Quindi faccio le sopracciglia e ci vediamo per il rossetto. Ragazzi, io non so che cosa ho combinato, sono registrato il pezzo di prima, poi lo controllerò e lo aggiusterò. Comunque, il rossetto l'ho messo e mi stavo dimenticando di farvi vedere un altro l'applicazione di quest'altro prodotto, che è l'Aqua Glam, che va shakerato e dovrebbe dare un finish luminoso. Ecco.
Adesso devo vedere se la cosa. Beh, in video io non credo che si possa apprezzare la differenza. Chi lo sa, poi lo vedo da PC. Ah, un profumo che sembra un profumo di profumeria, ma molto delicato, ovviamente. Floreale, credo. Sembra un profumo di Chanel, di cui adesso però non ricordo il nome. Comunque, adesso vado a sistemarmi i capelli relativamente, che tanto devo andare al parrucchiere, però devo comunque uscire di casa, quindi un po' decente mi devo rendere e ci vediamo alla luce naturale. Allora, ecco il motivo per cui io devo assolutamente andare a farmi aggiustare i capelli. È questa cosa qui che non ha più senso perché non è una frangia, non è un ciuffo. Ne abbiamo già parlato, abbiamo deciso cosa fare. Tanto si sentirà la lavatrice, vabbè. Comunque, vabbè, a me devo resistere solo qualche altra ora. Comunque, questo è il rossetto alla luce naturale. Mi fa impazzire. Credo che sia un perfetto rossetto da inverno profondo, secondo me. Non penso di dire cavolate, ed è il 23 che è Cookies. Vi faccio vedere sulla mano anche gli altri due che sono Donut, anche se credo che vabbè, avrò modo di farvi vedere anche gli altri, soprattutto quello più chiaro. Allora, questo è Donut. Donut si chiama? Sì. E questo è Cupcake, che è quello che ho indossato l'altro giorno e l'ho indossato con sopra il top coat. Quello che modifica un po' il colore del rossetto, che lo rende leggermente metallizzato. E adesso non mi ricordo dove l'ho messo. Vi ripeto, ve lo farò vedere questo qua con sopra lui perché mi è piaciuto tantissimo. A differenza dell'altro, il primo precedente top coat, che invece a me non era piaciuto per niente, questo qua è più delicato, non diventa, non fa sembrare le labbra in carta pecorita, almeno su di me. E lo trovo ha una formula diversa, così come mi sembrano diversi anche questi qua. Guardate che vi faccio vedere anche l'altro sulla mano, così li vedete vicino. Perché innanzitutto ho notato che si asciugano, ci mettono più tempo ad asciugarsi. Ecco, questi sono i tre colori. Questo è più caldo, questo è leggermente più freddo. Rimangono più morbidi, per quanto già la formula dei vecchi Lip for Kiss fosse secondo me, no, Paint for Lips, non Lip for Kiss, fosse già bella morbida, questa ancora di più. L'ho tenuto ieri questo qui, l'altro che ho provato, che è il Donut, tutto il giorno. Devo dire che si è comportato benissimo, non mi ha dato fastidio, non mi ha seccato le labbra in maniera particolare, ma cioè, sinceramente io ho pochi problemi in merito, però alcuni mi danno fastidio, come per esempio mi ha dato fastidio quello di Physicia Formula, cosa che questa no. Ma già lo vedete che è più, si vede che è più polposo, sono più polpose le labbra, cioè su di me si vede quando seccano, ve ne rendete conto anche voi. Comunque, la base è questa qua. Devo dire che lo spray, adesso devo vedermelo alla luce naturale, quindi su quello vi farò sapere, perché è un prodotto che mi sconfinfera assai anche lui. Lo trovo abbastanza originale, così come originale ho trovato questa collezione. Peccato per, cioè, l'unica cosa che non riesce a convincermi. Ah, ecco, vi dovevo far vedere l'ombretto anche alla luce naturale, che sugli occhi è così, molto carino sugli occhi. Vedremo col nuovo colore di capelli come starà. Questo non riesce a convincermi, non lo so, vedremo, lo dovrò riprovare. Solo che oggi già il fatto che mi ero già struccata il viso mi faceva un po', cioè, ho avuto paura di provarlo. Ve lo faccio vedere sulla mano, anche se non credo che si possa apprezzare. Anche questo rispetto all'altro prodotto che è uscito in una vecchia collezione, la texture è più sottile, ha meno base colore, però sta cosa boh, non so se riesco a gestirlo bene, devo capire. Secondo me questo costa più senso sulla pelle nuda, non lo so, con un prodotto sotto devo provare, ripeto, oggi cioè, non volevo rischiare di struccarmi di nuovo. Bene, la batteria mi sta abbandonando, quindi per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.